Al telefono di Sera 2 Italia abbiamo Stefano Blois che nell'alternanza di opinionisti su Serie 2 Italia mi dà una mano, una settimana sì e una settimana no, nell'analizzare il prossimo turno di campionato. Stefano, benvenuto. Grazie Antonio, buonasera. Allora Stefano, partiamo dal girone est. Il decimo turno partirà sabato 2 dicembre con l'anticipo tra Montegranaro e Mantova. La Poderosa, dopo la sconfitta all'esordio a Ferrara, non ha più perso ed è ancora imbattuta in casa. Gli Stinks, dopo un buon avvio di stagione, in una fase di crisi, hanno conquistato nell'ultimo turno due punti importantissimi sul campo di Jesi che, oltre a mettere fieno in cascina, sono una buona iniezione di autostima. Al Pala Savelli sarà comunque dura. Sì, partita molto interessante sicuramente. Montegranaro, escludendo Trieste, è la squadra con la striscia più lunga di vittorie del girone, però la pausa, il turno scorso chiaramente è stata condizionata dai tanti rinvii. Secondo me per alcune squadre sono stati positivi, forse per una Montegranaro così lanciata e così in fiducia, la pausa potrebbe aver fermato un po' questo grande momento, anche perché dall'altra parte Mantova invece è tornata alla vittoria su un campo difficile come Jesi e con una prestazione di personalità, rimontando anche nel secondo tempo uno svantaggio non importante, ma comunque di 8-9 lunghezze nell'ultimo quarto. Quindi gara secondo me molto aperta, anche se ovviamente lo stato di forma generale e l'inizio di campionato delle due squadre, oltre al fattore campo, regalano i favori del pronostico alla Poderosa. Domenica 3 dicembre, lunchtime di lusso su Sport Italia. Alle ore 12 il Palaverde ospita uno dei classici della pallacanestro italiana, la De Longhi Treviso, riceve la Fortitudo Bologna in un match che non potrà mai essere catalogato come una partita qualsiasi, al di là della categoria dove si gioca. Entrambe sono reduci da una sconfitta, i Veneti hanno perso a Ferrara, rinviando ancora una volta l'appuntamento con la prima doppietta di successi consecutivi. Gli emiliani sono stati protagonisti di una rimonta subita dal Ravenna in casa che probabilmente passerà alla storia. Chi perde mette in fila per la prima volta in questo campionato due sconfitte consecutive. Partita non banale, direi assolutamente, però partita già molto importante, oltre che per la tradizione, il valore, anche per il momento in cui arriva, perché Treviso non è ancora riuscita a realizzare due vittorie consecutive quest'anno, ha un bilancio negativo dopo 9 partite, inizialmente ha avuto diversi problemi e infortuni, però adesso la situazione comincia a farsi, non dico pesante, però è un momento in cui la squadra veneta deve svoltare e deve ritrovare una classifica consona alle proprie ambizioni. La Fortitudo, dall'altra parte, ha avuto sicuramente un rendimento migliore a livello dei risultati, però viene da una sconfitta veramente pazzesca per come è maturata, visto che erano avanti di 28 punti nel terzo quarto in casa contro Ravenna. È chiaro che comunque 7 vittorie su 9 non sono poche, ma è altrettanto chiaro che per una squadra come la Fortitudo, che vuole provare a salire di categoria, sarebbe importante anche chiudere magari al primo posto la regular season, anche ripensando a quelli che sono stati gli scorsi playoff, quando il fattore campo ha sempre un po' ostacolato, diciamo così, il cammino nei playoff della Fortitudo, e queste sconfitte sono pesantissime, considerando il ruolino di marcia che sta avendo Trieste, diventerebbe un problema serio perderne anche un'altra. Nel consueto orario delle 18, secondo impegno consecutivo in casa per Ferrara, che dopo aver battuto appunto Treviso nel turno precedente, riceve la capolista in battuta a Trieste. Gli uomini di coach Martelossi hanno vinto 3 partite in fila, 4 nelle ultime 5 giornate, e si sono rilanciati alla grande in zona playoff. Di fronte si troveranno però la corazzata di questo campionato che lo scorso weekend ha riposato, vista la convocazione di Giavonte Green nella nazionale montenegrina. Un buon banco di prova per entrambe, direi. Sì, un buon manco di prova per entrambe, è una partita che Ferrara potrà affrontare con un po' di leggerezza in più, considerando l'ottimo momento di cui è stata protagonista appunto nelle ultime settimane, 3 vittorie di fila, come dici tu, ancora con un rush direi a meno del 50% della condizione, però con Cortese e Doll su tutti che stanno davvero facendo grandi cose nelle ultime settimane. Dall'altra parte Trieste, non scopriamo certo noi, capolista in battuta fin qui, una perfetta, però anche lei ha dovuto fermarsi appunto per la pausa, e comunque vincere a Ferrara non è mai facile. Sempre alle 18 Forlì, reduce dalla sconfitta in trasferta contro Orzinuovi,
la seconda consecutiva per i romagnoli, torna all'Unieuro Arena per provare ad invertire immediatamente questo mini trend negativo della squadra. Per riuscirci dovrà avere la meglio di Udine. A riposo lo scorso weekend, vista la convocazione nazionale di Weidemann, i friulani hanno perso contro Jesi in casa l'ultima gara giocata, interrompendo la striscia di 5 successi consecutivi. Chi tornerà al successo domenica in Romagna? Stefano? Non facile dirlo, assolutamente, Forlì ha bisogno assolutamente di tenere un rendimento importante tra le mura amiche per il tipo di squadra che è e per l'appoggio che può contare nelle partite in casa. Dall'altra parte invece Udine ha avuto un ottimo inizio di campionato, l'ultimo stop interno contro Jesi ha un po' frenato quel grande momento di forma, però la squadra di Lardo resta comunque molto competitiva anche in trasferta. Mi aspetto una partita con le difese in grande evidenza e forse anche decisa in un finale punto a punto. Credo sarà una delle più equilibrate. L'Andrea Costa Imola, reduce da una brutta sconfitta a Verona e da un calendario con 6 trasferte nelle prime 9 giornate, torna a casa per ospitare Bergamo, a riposo l'ultimo weekend sempre per la finestra delle nazionali. La conferenza stampa di Cavina alla GSM Forum è stata di quelle alla Cavina e suppongo che la settimana di allenamento dei Romagnoli sia stata ancora più intensa del consueto. La BB14 proverà a fare lo sgambetto agli avversari che hanno vinto una sola partita delle tre fin qui giocate al Palatriccoli ed hanno avuto una settimana non semplice dal punto di vista medico, considerati gli acciacchi a Bell, Prato, oltre che a lungo degente Toffali. Parliamo di questa partita. Una partita che vale doppio, come tutti gli scontri diretti salvezza, insomma fare punti contro una diretta concorrente ha un valore ancora più importante. Sicuramente Imola è stata condizionata, come dici tu, dal calendario, ha avuto tante partite in trasferta, ha perso l'ultima gara non benissimo, diciamo, a Verona, però quella precedente aveva espugnato il parquet di Roseto. Chiaramente ora è importante, come dicevo anche per Forlì, tenere il fattore campo, cercare di avere continuità tra le mura amiche per costruire i punti salvezza principalmente lì. Dall'altra parte Bergamo invece, dopo un periodo iniziale, diciamo, di adattamento alla categoria, nelle ultime settimane si era ben comportata, ha vinto 2 partite, è andata, non dico vicina, ma comunque ha fatto bella figura il Paradozza contro la Fortitudo che sulla carta è 2 categorie sopra. Quindi comunque al di là della pausa una Bergamo in forma, una Bergamo che ha iniziato, diciamo, lo stesso campionato e quindi pur reputando Imola favorita in questa partita, credo che la squadra di Ciocca possa giocarsela. Piacenza a riposo nello scorso weekend riceve l'Orzi Basket, reduce all'importante successo interno contro Forlì, con cui ha mosso la classifica ed interrotto una striscia di 5 sconfitte consecutive. Anthony Raffa ha avuto un grandissimo impatto con la nuova squadra ed è sicuramente il pericolo pubblico numero uno per la Segeco, che ha una buona chance per mettere a 4 punti di distanza una diretta concorrente. Sì, la classifica di Orzi Nuovi direi che è bugiarda per certi versi, perché comunque adesso la squadra di Crotti ha cambiato pelle, ha optato, diciamo, per un restyling del suo roster, ha inserito Raffa, ha inserito Strautins, ha un po' cambiato proprio quelle che erano le linee guida del suo organico e con questo nuovo assetto ha prima fatto un'ottima figura contro Montegranaro in trasferta e poi ha battuto Forlì in casa, quindi una squadra in fiducia contro una Piacenza che invece forse è tra le squadre non di primissima fascia che ha iniziato il campionato comunque al di sotto delle aspettative, perché sia a livello di risultati che a livello di prestazioni era lecito aspettarsi qualcosina in più. Quindi secondo me questa potrebbe essere una partita a rischio sorpresa, a rischio vittoria esterna per il buon momento che sta vivendo Orzi Nuovi e per una Piacenza che non ha convinto moltissimo finora. Alla Palla De André si gioca un altro match molto, molto intrigante. Ravenna reduce alla rimonta pazzesca al Paladozza e una squadra in striscia positiva da 2 turni. Ospita la Scaligera, ritornata anche lei al successo lo scorso weekend dopo 3 sconfitte consecutive. Per gli uomini di Coach Martino, l'occasione di conquistare 2 punti importanti contro una squadra che almeno fin qui ha fatto parecchio fatica in trasferta. Per Verona è una mission impossible? No, Mission Impossible non direi, perché comunque Verona, al di là del fatto di essere una squadra giovane, è una formazione di valore, ha avuto parecchie difficoltà in trasferta in questo inizio, però comunque credo sia una squadra che alla lunga possa dimostrare il suo valore ed entrare nei playoff. Stesso discorso che vale per Ravenna, che aveva avuto un periodo di calo
qualche settimana fa, poi con queste ultime due vittorie, in particolare con l'ultima davvero clamorosa, anche prima, sul campo della Fortitudo, si è rilanciata e comunque vincere su quel parquet non è assolutamente facile. Quindi anche questa è una partita molto interessante e con il lieve favore del pronostico per Ravenna, ma una Verona che sicuramente se la giocherà. Per finire al Palamaggetti di Roseto, gli Sharks, sempre ultimi e sempre a caccia della prima vittoria stagionale, ospitano un Aurora Jesi che arriva in Abruzzo con il dente avvelenato dopo la seconda sconfitta consecutiva interna, che ha un po' vanificato il precedente exploit al Carnera di Udine, quantomeno in funzione finale di Coppa Italia. Gli uomini di coach di Paolo Antonio sono già distanti 4 punti dalla zona playout e 6 dalla salvezza diretta ed hanno tutti gli scontri diretti a sfavore. Certo non sarà comunque semplice conquistare i primi 2 punti contro la Termoforgia. Inutile sottolineare quanto sia importante la partita per Roseto. Parlavamo prima degli effetti che può avere la pausa su molte squadre. Forse una di quelle che può beneficiarne di più è proprio Roseto, che ha potuto sfruttare questa settimana per inserire Carlino, per recuperare Maruglio Ghide, che erano stati più di là che di qua, tra virgolette, nelle prime partite. E quindi, diciamo, da domenica può cominciare un nuovo campionato per gli Sharks, che però chiaramente hanno bisogno di muovere la classifica, che come dici tu è già preoccupante. Mentre Jesi ha comunque un patrimonio importante a livello di classifica, visto l'ottimo inizio di cui è stata protagonista. Ha perso le ultime due partite in casa, ma soprattutto, più che le partite perse, forse è un po' diminuita l'efficacia dei suoi tre esterni titolari, che è un po' l'arma principale della squadra marchigiana, che è davvero un pacchetto esterni notevole, che nelle ultime settimane ha avuto forse le polveri un po' più bagnate del solito. Quindi partita interessante ed importante per entrambe, soprattutto per Roseto. Stefano, rimani un attimo in linea che io sono pronto a collegarmi con il prossimo ospite, poi ritornerò da te per analizzare insieme anche il girone Ovest.